è una certa profondità nella solitudine, che non dico che sto cercando quello, non dico che amo quello, però vedo i momenti profondi della solitudine. Sono viaggiato 2 anni solo, avevo tanti momenti nei viaggi che tutto era aperto, l'orizzonte era grande, no? E nei miei libri trovi sempre questo momento di che si apre a qualcosa, no? I miei personaggi sono, a volte sono un gruppo, come l'ultima sera nel bistro, prima che ferma di sempre. Sono un gruppo, però ognuno è un poco solo anche, no? E al momento che uno va fuori, gli altri dicono però tu vai, tu ritorni, no? Sempre quel momento eterno, è la ultima sera e dopo comincia il silenzio. La fine è qualcosa che mi attrae, non so sempre dire perché, questa fosse la ragione che sempre continuo scrivendo. Non mi fa paura, però sento tutta questa energia che ha qui. Sei nella forza, e più vicini che siamo alla fine, e più vivi che siamo. Il linguaggio è per me un sentimento, un feeling, no? E lo che faccio è un poco rock and roll, o piuttosto indie rock. Io scrivo in tedesco e a volte metto delle tonalità di altre lingue. Questi giorni sarà pubblicato il libro Anni d'Oro, Golden Year, in italiano. E qui siamo nel paese dove sono cresciuto, a Tavanase, che ha 26 case, che ha 50 abitanti, però lì aveva un chiosco. Siamo lì con Margaret e Rosa Maria, che gestiscono questo chiosco, questo bijou, da 51 anni. Interessante è il mondo viene ogni giorno di nuovo da loro, con giornali, con riviste, con la radio. Io metto questi tempi, questa epoca che hanno vissuto, metto un contesto con eventi che sono successi nel mondo. Hanno aperto il chiosco, per esempio, giusto qualche settimana dopo che sono andato sulla Luna, no? Sono 2 narratrici, la Margaret e la Rosa Maria. Esistiamo attraverso del raccontare anche, fine che qualcuno racconta, esiste.